Buonasera. Vede? Pensiamo un po' alla luminosità che io non mi vedo. Eccoci. Allora, vi avevo detto che sarei arrivata e ci sono. Io sto cominciando a mangiare perché queste cose fredde si possono mangiare. Allora, benvenuti. Man mano che arrivate vi saluto. C'ha una luce strana, sembra che abbia gli occhi. Ciao Rosanna. Oggi stiamo facendo proprio le ultime Rosanna, questa merenda non è esattamente per te, ma è anche per te. Ciao Silvana. Perché stiamo facendo una merenda comunque vegetariana e vegana. Non è dimagrante. Però vi spiego meglio, nel senso, tante volte, anche se sapete bene che una cosa non è, diciamo, adeguata, non sapete quanto mangiarne, che cosa vi sostituisce, come prenderla, no? Quindi oggi ho preso, ciao Silvana, le fette. Ciao Veronica. Queste dalle tue parti, mi fate pane e panelle. Qui si chiamano fette, sarebbero listarelle di panissa fritta, che poi viene messa normalmente nel panino, che è un panino bianco super raffinato, buonissimo. Chiaramente, per non salire ancora di più a livello calorico, non ho preso il panino. Allora, troppo buone, sì. Ho chiesto al gestore. E mi ha detto che con una lista di panissa, che sono 4 etti, fa 2 porzioni. Quindi una porzione viene circa un etto. Quindi sostanzialmente la conversione crudo-cotta è che da cruda la panissa è doppio del peso, da cotta di mezza. Ciao Maria. Buone, sì. Quindi una porzione, se è 2 etti di panissa a crudo più tutto l'olio, capite bene che è un pasto, sostanzialmente. Quindi stasera non cenerò. Stasera vado in palestra. Però chiaramente rimane una cosa che io e Matteo abbiamo preso da dividere, perché in effetti era caloricamente impegnativo. Ma lui si è allontanato con la bambina, perciò mangerò solo io. Che peccato! Lo so, è un dispiacere, sono ferita dentro. Quindi, come vi dicevo, evidentemente non è una merenda dietetica, non è una merenda da tutti i giorni, però io ieri l'ho mangiata non fritte ma cotte al forno. Ah, sì, sicuramente vengono molto buone anche così, o in friggitrice ad aria, che le avevo fatte, anzi le devo rifare, però volevo prendere proprio quelle della tradizione per capire un po'. Quindi se prendete un sacchettino da un etto, sappiate che state facendo pranzo. Ci starebbe giusto la verdura, tanta verdura, per farvi vedere che state mangiando, perché in effetti il quantitativo, vi dicevo, è bello elevato, a livello calorico, poi van giù come niente. E voi che mangiate? Vi siete mai chiesti la panissa a merenda, sì, no? Chiaramente fosse solo panissa, non fritta, ci starebbe di brutto la panissa merenda, però c'era questa, peccato. Smetto di mangiare perché sennò non gliene lascio a quel povero uomo. È sparito. Perché la bambina stava dormendo, io ho detto se ci fermiamo rischiamo che la svegliamo. E allora tu prosegui. Quindi, per replicare a casa vostra questa merenda, magari non friggendo, potreste comprare della panissa o farla voi, ne pesate circa un etto da... Se ne pesate un etto da crudo, è una bella merenda ricca. Esatto, Silvana, dicevo, più o meno, secondo me, sui 100 grammi di panissa cruda, nel senso già cotta, perché la panissa che noi diciamo cruda, non fritta, in realtà è già cotta, però inteso
fatta ma non fritta. Già unetto è una bella merenda. La tagliate a listarelle, la cuocete come volete o in forno o in friggitrice ad aria. Potete aggiungere un goccino d'olio sopra, contate che un po' c'è già dentro. Ed è una merenda sostanzialmente adeguata. Sì, sì, ma penso di averla già mangiata la panissa merenda. Perché ti pare che rimango indietro? Sì, l'ho fatta proprio all'inizio, mi pare. Però diciamo che se la prendete fuori e non sapete come regolarvi, sapete che una porzione diviso due è una merenda super ricca. Sì, sì, lo è. Quindi intendiamo quella con i cipollotti, esatto Silvana, quella condita ma rimane comunque cruda. Non è vero, rimane comunque cotta. Anche se non è fritta. Adesso, ciao Daniela, se voi siete... perché lo tenevo di lato? Mi facevo un male boia al braccio. Avete domande su questa merenda? Oggi fa un caldo epico. Sì, quando arrivo a parlare del tempo non so più cosa dire. Comunque volevo dirvi che questa è la merenda 97, stiamo finendo. E io ve lo dico, ricordatevi cosa è successo alla fine delle 120 colazioni, alla fine dei 100 pranzi, cosa è successo? Lo ricordate? Così, ve lo dico perché dovete aspettarvi qualcosa. Non dico niente di più, ci saranno degli inviti. Vuoi essere invitata? Bisogna meritarlo. Direi che a questo punto vi lascio perché vado a sfamare il consorte. Io fragole dell'orto con un quadretto di cioccolato fondente. Buono. E poi direi che ci vediamo domani. Domani, vi preannuncio, facciamo la diretta nel gruppo e parliamo di non è un alimento propriamente cosiddetto, però sta spopolando nei siti di panificazione come aggiunta. Quindi sarà così miracoloso come dicono tutti oppure no? Per scoprire cosa ne penso e la mia analisi dettata da studi clinici eccetera, ci vediamo domani nel gruppo Facebook, penso sempre verso le 18, non lo so, ve lo faccio sapere però prometto e sarò regolare, sarò precisa, sarò, non mi ricordo come si dice, puntuale. Bene, grazie per essere stati con me anche oggi, ci vediamo domani, buona serata a tutti.